Commento a un post su Facebook del 13/9/2020. Poi un giorno si fece un referendum tra gli animali della fattoria per diminuire il numero delle volpi. I polli votarono no. Contrariamente alla presunzione delle capre, i polli erano gli animali tra i più intelligenti ed acuti della fattoria. Pochi sapevano che alcuni di essi erano in realtà aquile scese dal cielo per salvare la fattoria dall'astuzia delle volpi e dalla ferocia dei lupi. Tutti i polli della fattoria, guidati dalle aquile incarnate nel pollaio, divennero esseri molto saggi. Purtroppo gli altri animali non riuscivano a comprenderne la grandezza, in quanto amavano e privilegiavano la superficialità e l'ozio. Gli unici a riconoscerne le doti erano i somari, temprati dal duro lavoro e dalle sofferenze patite a causa del loro infausto destino, i quali erano stati aiutati dai polli a comprendere ed affrontare positivamente la loro schiavitù terrena, traendone enorme beneficio. Le capre, nella presunzione di essere superiori e privilegiate, non facevano altro che giocare, correre, saltare, litigare e scornarsi tra loro e con altri compagni di fattoria. Soprattutto si dilettavano con le cugine pecore a deridere con stupidi belati i somari e i polli. Queste sventurate creature non si ponevano mai domande, quindi mai riuscirono a comprendere che l'unico motivo per cui erano accudite e nutrite, senza alcun lavoro da fare in cambio, era quello di generare e partorire cuccioli destinati all'orrore del macello. A causa della loro gnabbia, esse addirittura amavano perdutamente il loro carnefice. Le capre, ma anche le pecore, non capivano proprio niente. Ciononostante, presumevano di essere le più intelligenti fra tutti. Nella fattoria adesso c'è un gran fermento. Le capre non lo sanno, i polli ne sono pienamente consapevoli. C'è una svolta nel sistema di gestione della fattoria. La legge fondamentale della masseria, molto invisa al contadino, alle volpi e ai lupi, rischia di essere annacquata o anche annullata. I diritti acquisiti dagli antenati con lotte, sofferenze e morte potranno essere cancellati completamente. La decisione finale è nelle scelte degli animali che, per impedire una tale ultima crudeltà, dovranno dire di no a questa nuova legge già pronta e confezionata. Ne hanno facoltà e possibilità, ma per avere successo è necessario che la maggioranza degli animali si pronunci con il no. I polli, per la salvezza di tutti, cercano di far comprendere agli altri le ragioni per cui dovranno negare il consenso a questo scempio. Le capre sentenziano il sì, addirittura a volte sostituiscono il belato con il sì bilato e deridono i polli e chi li segue, ancora una volta senza alcuna consapevolezza della realtà dei fatti, celata dietro il bel volto infingardo del loro amato pastore. Dinabandhu Sivananda, 14/9/2020, liberamenteservo.com. Che cosa hanno capito i polli che capre e pecore neppure riescono ad immaginare? I polli hanno scoperto tante cose terribili che accadrebbero nel caso in cui il sì dovesse prevalere. In particolare, una
è decisamente peggiore di tutte le altre. In un tempo nel quale i proprietari della fattoria hanno deciso di sfoltire le mandrie e le greggi, facendo ricorso a pratiche orribili e inconcepibili, se dovesse prevalere il sì, questi crudeli umani, cambiando legalmente tutte le leggi che adesso tutelano i diritti degli animali, avranno campo libero nel procedere con i massacri programmati. Lo spiega la Fondazione Luigi Einaudi. 267 deputati, 134 senatori. Questi sono i numeri da brivido sufficienti, se dovesse passare il referendum 2020, per cambiare la Costituzione in ogni sua parte, senza la possibilità per i cittadini di esprimersi con un successivo referendum. Nessuno ci ha pensato. Auguri. Io voto no. Le fake news più gettonate a favore del sì. 1. Tagliando i parlamentari molti soldi saranno risparmiati. Falso. Si tratta di circa un euro all'anno per cittadino, il prezzo di un caffè. 2. Abbiamo molti più parlamentari che gli altri paesi, il che è male. Falso. Avere un Parlamento grande non è un male, ma indice di maggiore rappresentanza democratica. 3. Il taglio combatterà i corrotti. Falso! Si taglieranno dei posti in Parlamento. Non verranno allontanati dei parlamentari specifici. Corrotti o onesti si perderanno quei seggi. 4. Si combatte la casta e la corruzione. Falso! Crei un Parlamento più chiuso e più facile da finanziare da mafia e Confindustria. No al taglio dei parlamentari. Tagliamo gli stipendi dei parlamentari, non la loro rappresentanza. Il 1 gennaio 1948 è entrata in vigore la Costituzione italiana. Essa è il frutto e la sintesi del compromesso delle idee politiche più importanti di quel momento. I padri costituenti ritennero necessario un numero di deputati e senatori direttamente proporzionale al numero di abitanti, che fosse in grado di garantire la rappresentanza in Parlamento di tutti gli interessi del popolo italiano. Nel 1948 avevamo circa 46 milioni di abitanti contro gli attuali 60 milioni. Questo ci dice che la rappresentanza del popolo italiano a causa dell'incremento demografico è già di molto diminuita. Al contrario di quanto si possa pensare, quindi, oggi il numero dei parlamentari andrebbe aumentato e non diminuito se si tenesse conto degli intenti dei padri costituenti. Il risparmio? Ridicolo. Il risparmio che deriverebbe dalla riduzione del numero dei parlamentari corrisponde a 95 centesimi di euro annuo per ogni cittadino. Se si considera che ogni italiano, compresi i neonati, ha una quota di debito pubblico pari a 43.000 euro, si capisce che la tesi del risparmio è una delle più grandi bufale del momento. I polli della metafora dicono no. Il sì è una via deviata e pericolosa, senza ritorno. Votiamo tutti compatti no. Ricorda che il referendum costituzionale è senza quorum, perciò il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. Un solo voto in più può determinarne l'esito.